Ciao a tutti ragazzi e ragazze, entriamo oggi nel vivo della filosofia aristotelica e introduciamoci intanto in questo particolare e frastagliato, piuttosto complesso mondo che è la metafisica di Aristotele, testo che ha davvero fondato, il pensiero occidentale, lo ha segnato in maniera indelebile. Dunque, intanto partiamo già dal termine metafisica. Che non è un termine aristotelico, nel senso che non è il termine con cui Aristotele voleva, diciamo, intitolare un testo in particolare con tutte le nozioni che ci accingiamo a studiare. È in realtà un termine successivo che deriva da una successiva ad Aristotele, appunto, sistemazione dei testi aristotelici da parte di un filosofo greco antico, Andronico di Rodi, che diciamo, nasce un paio di secoli dopo, in realtà, la morte di Aristotele, che appunto sistemando i vari testi aristotelici, riorganizzandoli, raccoglie insieme quei testi che diciamo, si trovano proprio dopo la sezione dedicata alla fisica. Noi abbiamo visto nella lezione precedente la suddivisione delle opere aristoteliche. Sappiamo che Aristotele, in quanto scienziato, diciamo filosofo naturalista, si occupa principalmente appunto di scienza, come la intendiamo oggi comunemente, di natura. Dopo le cose fisiche, per l'appunto, ci sono questi scritti aristotelici che vengono intitolati per l'appunto metafisica, letteralmente al di là delle cose fisiche, poiché effettivamente in questo testo Aristotele si occupa di ciò che è al di là delle cose fisiche, al di là del mondo naturale, o perlomeno più che al di là, che può avere un'ascendenza platonica in qualche modo, potremmo dire oltre le cose fisiche, al di sotto, più in profondità, diciamo meglio. Dunque, la metafisica che cos'è? Diciamo, per definirla possiamo passare attraverso vari gradi, ok? Che vediamo riassunti per l'appunto in questo schema. Dunque, la metafisica è innanzitutto una ricerca delle cause prime. Per Aristotele e per davvero tutti, per molti dei filosofi a lui successivi, la conoscenza è conoscenza delle cause. Conoscere qualcosa significa conoscere in maniera esauriente e esaustiva le cause che l'hanno prodotta. Dunque, una ricerca delle cause prime, delle cause originarie, ma le cause poi effettivamente di cosa? Le cause dell'essere. La metafisica è una riflessione, una teoria dell'essere, che quindi si interroga su ciò che è. Ok? E cosa effettivamente è? In che modo, diciamo, l'essere, cioè tutto ciò che è, si determina nel mondo. Si determina, dice Aristotele, principalmente in sostanze. Ok? Dunque, tutto ciò che è, l'essere in generale, si determina nel mondo attraverso sostanze. E vedremo, tra l'altro, come è composta la sostanza secondo Aristotele, che cos'è innanzitutto la sostanza, quello lo scopriremo già oggi, ma vedremo anche nelle lezioni successive come è fatta poi effettivamente una sostanza. Okay? Dunque il mondo è popolato di sostanze, tutto ciò che è in ultima istanza sostanza. E fra le varie sostanze vedremo in qualche modo qual è la sostanza più elevata in qualche modo di tutte, quella sostanza che sarà solo forma, quella sostanza che sarà il motore immobile di tutto l'universo. La teologia, quindi diciamo il Dio aristotelico di cui poi ci occuperemo appunto in una lezione a parte. Dunque, come vedete, questi vari gradi attraverso cui possiamo leggere la metafisica sono appunto la ricerca delle cause. Primo punto di cui Aristotele si occupa, uno studio dell'essere, dunque di tutto ciò che è. Tutto ciò che è si determina principalmente in sostanze, e appunto fra le varie sostanze analizzeremo poi in particolare la sostanza divina, in qualche modo, quella che potremmo definire la sostanza divina, il primo motore immobile. Dunque, partiamo appunto con questa lezione su Aristotele, andando a capire un po' in che modo Aristotele parla dell'essere. In che modo Aristotele parla dell'essere? Vediamo un po', qui in questa slide già appunto vediamo comparire il termine sostanza, ma ci dobbiamo arrivare. In che modo Aristotele parla di ciò che è, di ciò che esiste? Come ne parla Aristotele? Come se ne parla? Aristotele parte, ragazzi e ragazze, dal modo in cui noi possiamo parlare di fatto di tutto ciò che esiste. Dice Aristotele che ogni ente, dunque tutto ciò che è
si presenta fondamentalmente secondo 10 determinazioni possibili e fondamentali, quelle che Aristotele chiama le celeberrime categorie. Dunque, in che modo noi possiamo parlare delle cose che sono? E questo ciò da cui parte Aristotele, stringendo fra l'altro un nesso, un legame fortissimo fra ciò che esiste, quindi fra la realtà e il linguaggio. Ok? Ma ci arriviamo per gradi. Dunque, le 10 categorie sono quelle che vedete in questa bella lista che abbiamo qui sulla sinistra, e ma andiamo un po' a capire come funziona il discorso aristotelico. Proviamo a leggere questa frase, che ho scritto qui. Gabriele, che sono io, dai capelli ricci, alto 1,84 m, più alto di suo fratello, che non ho fra l'altro, insegna filosofia, costretto a stare a distanza dai suoi studenti da 2 mesi. Tutte queste determinazioni, come vedete, sono determinazioni di un singolo soggetto, che è appunto Gabriele in questa frase. Le categorie aristoteliche sono, come vedete, compaiono qui in questa lista e compaiono anche in questa frase. Le categorie sono la categoria di sostanza. Qual è la categoria di sostanza in questa frase? Gabriele, il soggetto della proposizione. Questa sostanza ha delle qualità, I capelli ricci, ma non solo, alla barba, agli occhi castani, cioè un po' le orecchie a sventola, la fronte piuttosto alta, ok? Qualità. Quantità, ci sono anche delle determinazioni quantitative che riguardano questa sostanza, dunque l'altezza, il peso che insomma non ho messo sì, per tutelare la mia privacy. La categoria di relazione, ovviamente posso mettere le determinazioni di questa sostanza in relazione con altre. Le categorie, fra l'altro, di luogo e tempo, qui compare quella del tempo, poiché l'azione appunto si compie da un paio di mesi, questo insegnamento a distanza. In questa frase ho omesso il luogo, ma d'altronde il luogo lo vedete bene in casa mia, avrei potuto aggiungere in questa frase insegna da casa sua filosofia ai suoi studenti. Il luogo e il tempo, l'agire, appunto, insegnare è qualcosa, ma anche se bevo un bicchiere d'acqua sto comunque agendo. Patire, c'è questa dimensione del subire, qualcosa che subisco, sono in qualche modo costretto a effettuare queste lezioni in questo modo. Dunque, come vedete, ragazzi e ragazze, tutto ciò che io posso dire, che io posso affermare di una sostanza, di un soggetto, sono per l'appunto le categorie aristoteliche. In qualche modo queste categorie esauriscono tutto ciò che io posso dire di qualcosa che esiste nel mondo. Ok? Dunque, l'essere si presenta effettivamente in questo modo. Un ente si può, come dire, l'essere si dice in molti modi, dice Aristotele, ma appunto di un ente io posso dare fondamentalmente queste determinazioni. Tutto ciò che io dico di qualcosa si può ricondurre a queste categorie fondamentali. Ok? Detto questo, quindi abbiamo già visto, insomma, che possiamo anche leggendo questa frase renderci conto del fatto che c'è veramente una coincidenza, sembra, fra questa riflessione filosofica di Aristotele e una semplice analisi logica di una proposizione. Effettivamente è così. È così perché Aristotele proprio sottolinea questo legame molto forte che c'è fra il linguaggio e la realtà. Ok? Dunque, detto questo, qual è la categoria più importante della frase che abbiamo appena letto e appena analizzato? La categoria di sostanza. Rianalizziamo questa frase. Quale fra tutte queste categorie io non posso effettivamente togliere da questa frase affinché questa frase continui ad avere senso, affinché la realtà continui ad avere senso? L'unica parte, l'unico pezzo di questa frase che io non posso togliere è per l'appunto la sostanza. Se io tolgo da questa frase il soggetto, rimangono determinazioni senza un sostrato, senza un fondamento. Ok? Tutte le determinazioni restanti per sussistere hanno bisogno di un sostrato, di qualcosa su cui poggiarsi. Quella è la sostanza e le sostanze, dice Aristotele, sono solo le sostanze individuali. Ok?
L'essere, appunto, tutti gli enti sono sostanze individuali. Questo uomo nello specifico, questo bicchiere che ha determinate, appunto, qualità e determinazioni in generale, questa tazzina, tutto ciò che ho intorno, tutto ciò che è principalmente sostanza. Dunque la sostanza è la categoria più importante della metafisica aristotelica, la categoria più importante della realtà. Ok? Dunque, ragazzi, qui si consuma già in questo momento un forte distacco da Platone, poiché ricordiamo il mondo delle idee platonico, e nel mondo delle idee non c'è tutto questo spazio e soprattutto non c'è questa preminenza delle sostanze individuali, anzi, ciò che conta per Aristotele, scusatemi, per Platone è l'universale. C'è questo uomo, quell'altro uomo ancora, quindi c'è Gabriele, Paolo, Marco, Luca, ma c'è tutte, ci sono tutte queste determinazioni sensibili, no? Questi uomini singoli in carne ed ossa che fanno tutti capo dell'idea di uomo. Dunque c'è una preminenza, una superiorità in qualche modo dell'universale sul particolare. Platone riconduce il particolare sempre all'universale. Aristotele, che è più scienziato più legato in qualche modo alla realtà che ha intorno, dice che appunto la base, il fondamento della realtà sono le sostanze individuali. Questo è un modo aristotelico, insomma, questa posizione aristotelica ci rivela già in qualche modo il carattere di Aristotele e il suo sguardo sul mondo, poiché, ragazzi e ragazze, ogni ente che esiste sul mondo è una sostanza. Appunto, dalla sostanza più grande, che sarà, come vedremo, Dio, motore immobile, al più piccolo sasso fino all'ultimo granello di sabbia. Tutti gli esseri, dunque, sono accomunati, no, da questo fatto di essere sostanze e tutti gli esseri hanno dignità proprio ontologica. Ricordiamo la svalutazione parziale, anche discutibile, insomma, ma effettivamente innegabile, da parte di Platone del mondo sensibile a favore del mondo delle idee. Con Aristotele siamo su un altro piano, ok? Siamo su un altro piano, già dal punto di vista appunto metafisico. Tutto ciò che esiste ha il suo fondamento e la sua base in se stesso, ok? Detto questo, ragazzi e ragazze, nella prossima lezione affronteremo l'altra parte altrettanto importante e fondamentale della metafisica, cioè la teoria della sostanza aristotelica, che vedremo nella divisione tra materia e forma e poi, insomma, anche tra potenza e atto. Ci occuperemo anche di capire come si trasformano le sostanze. Vedremo che Aristotele, con la teoria di materia e forma, cercherà di riportare nelle sostanze stesse quel principio di permanenza e di stabilità che Platone aveva avuto la necessità di portare nel mondo delle idee. Ma ne parliamo la prossima volta. Ciao.